È stato presentato a Mineo il corso OSA, indetto dalla Regione Siciliana, Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, a valere sul Fondo Sociale Europeo Avviso 2 2018 e rientrante nel catalogo regionale dell'offerta formativa per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia. Il corso organizzato da EFAL Provinciale Trapani in collaborazione con il Circolo Don Rosario Pepe di Mineo e il Circolo Don Luigi Sturzo di Caltagirone. È uno dei corsi che è partito grazie alla direzione di EFAL Trapani, un corso per operatore socioassistenziale che avrà sede, ha tuttora sede perché il corso è partito a Mineo, vede la presenza di 15 corsisti e circa una decina di docenti che si occupano appunto della formazione in ambito medico, sanitario, psicologico. Riteniamo appunto pianificare questa formazione e rivolgerla a quelli che secondo noi sono i settori che ad oggi in Sicilia vanno meglio, nel nostro territorio sono appunto più presenti, come gli operatori socioassistenziali all'interno di case di cura o di strutture ospedaliere, ma come vedremo anche nel corso della presentazione, EFAL Trapani ha attivato ulteriori corsi sia su Mineo che su Mirabella. Ecco, il mondo del lavoro è un mondo in continuo cambiamento, i giovani spesso, soprattutto i nostri italiani, non sono preparati ad affrontare le sfide che richiede il mercato del lavoro. L'alternanza è uno degli strumenti, l'alternanza scuola-lavoro, che consente ai ragazzi degli enti di formazione professionale o degli istituti professionali e tecnici di misurare dal vivo l'esperienza dello studio dentro il mondo del lavoro, che ha ovviamente delle regole, codici di comportamento e una mentalità del fare che è ovviamente svincolata dal contesto dell'artificialità della didattica, che ovviamente per sua natura è di per sé meramente, diciamo, artificiale. La realtà invece costringe i ragazzi ad avere anche ulteriori motivazioni in termini di apprendimento, considerato che oggi il grosso problema dei giovani è la concentrazione, la motivazione, e quindi lavorare attraverso compiti di realtà nella vita reale fa maturare molto di più i giovani. Come Unicop tenevamo ad essere presenti a questa iniziativa perché crediamo moltissimo nella formazione della nuova classe dirigente del movimento cooperativo ed in generale nella formazione dei nostri giovani, che spesso e volentieri sono costretti a spostarsi quando in realtà potrebbero investire sul nostro territorio, sulle risorse a disposizione, ma è chiaro che per farlo devono avere gli strumenti, e quindi riuscire a far capire loro che esistono strumenti anche semplici da poter ottenere per investire su loro stessi e per potersi sperimentare, ed è la forma cooperativa sicuramente la forma più adatta per farlo, è uno dei nostri compiti. Anzi, possiamo dire che da qualche tempo a questa parte è diventata un po' la mission di Unicop, non solo a livello territoriale ma anche e soprattutto a livello nazionale. Partiamo con le attività formative nel comune di Mineo malgrado l'ostilità dell'amministrazione comunale. Cioè, ormai in questa città, nel comune di Mineo, è complicato e difficile per i privati avviare delle iniziative, si frappongono sempre degli ostacoli e soprattutto lo si fa con la logica dei figli e dei figliastri. Ma detto ciò, il nostro impegno continua nella città, nella comunità e nel territorio. Il nostro obiettivo era quello di riportare la formazione nel comprensorio. Ci siamo riusciti a Mineo e Mirabella grazie all'impegno dell'MCL regionale e dell'EFAL provinciale di Trapani, che ha deciso di destinare alle nostre realtà appunto questi due corsi. Siamo impegnati per favorire, diciamo, la formazione delle persone, giovani e meno giovani, garantire il loro ingresso o reingresso nel mercato del lavoro, sostenere le imprese in alcuni settori strategici per l'economia locale. Quindi abbiamo pensato ai servizi alla persona, da qui i corsi OSA, ma siamo impegnati, partiranno da qui a breve anche altre attività formative che riguardano il settore della ristorazione, il settore alberghiero. Ecco, vogliamo dare un contributo per sostenere la competitività del territorio e creare percorsi di sviluppo, uno sviluppo del quale c'è veramente tanto bisogno a Mineo e nel Calatino.